Allora, hacker e cracker sono due tra quelle parole di cui tante volte le persone non sanno bene il significato e ce ne sono tante che derivano dall'era digitale, dall'era dei computer, dall'era delle reti, ce ne sono tantissime tra l'altro. Ci sono i freakers, ci sono gli script kiddies, ci sono tantissime declinazioni di queste che sono in qualche modo la stessa cosa vista da punti di vista differenti. Ma concentriamoci su due parole, hacker e cracker. Se tante volte vengono usate come sinonimi, questo non è vero. Perché hacker e cracker hanno proprio due anime completamente differenti. L'hacker ha un'accezione, nella sua corretta accezione, ha un intendimento positivo, estremamente positivo. Un hacker è una persona che ha sete di conoscenza, è una persona disposta a smontare e rimontare qualsiasi cosa per trarne conoscenza, per trarne nuovi usi, per trovare nuovi scopi per le cose. Tant'è vero che non è detto che hacker debba essere per forza collegato ai computer. Ci sono hacker che lavorano con le piante, hacker che lavorano con le automobili, hacker che lavorano con l'edilizia, hacker che lavorano con tantissime cose, hacker che lavorano con i mobili per far sì che io possa smontare una cassettiera e trarne fuori una cosa che fa un altro mestiere. O addirittura semplicemente, dove semplicemente è comunque una parola forte, per capire com'è fatta, per capire che c'è dentro, per capire se può avere delle possibilità maggiori o migliori. Differente è il cracker. Il cracker è una persona che invece vuole rompere dei codici per fare qualcosa che di solito non ha necessariamente un fine, diciamo, positivo. Sono i cracker quelli che vogliono per esempio prendere un software che di solito devi pagarlo, lo craccano appunto e magari lo vendono o lo distribuiscono nelle reti di pirati o quant'altro. Insomma, sono quelli che magari ci vogliono fare i soldi rompendo un software o qualcos'altro. Dico non necessariamente perché in questa area di confine è difficile ovviamente capire dove finisce il bene e dove inizia il male, se mai due cose distinte per queste definizioni sono mai esistite. È perché come in tutto anche cose negative come un crack possono causare risultati positivi. Magari il fatto che un software costi 10.000 euro e invece io lo cracco e senza magari puntare per forza ai soldi e quindi anch'io, un ragazzetto di 15 anni che magari 10.000 euro non ce li ha, può imparare a usare questo software. Secondo me è una cosa positiva, per esempio, no? Anche perché non ci sto facendo i soldi, sto magari abilitando un ragazzetto di 15 anni a usare un software che non avrebbe mai potuto comprare, ok? Quindi hacker e cracker. Altra curiosità, quasi dappertutto nei dizionari, nelle trasmissioni televisive, sui giornali, le due parole hacker e cracker hanno sempre lo stesso significato e questo significato è presentato co come negativo e questo è un gran peccato, ovviamente.